chiaramente serviva fare il commerciale. A quel punto però ero un po' più forte, estremamente preoccupato di scendere nell'arena. Andai a Milano, però cambiai, detto no, mi serve uno stacco perché come precedente vita, seconda vita, riparti da zero e quindi come voi, magari qualcuno di voi che ha iniziato il lavoro a 29 anni, allo stesso modo ho fatto io, quindi un pochino più grande che a 20 anni, che chiaramente è un pochino diverso. Quello però mi ha dato la forza, ve lo raccontavo oggi, di essere che quello che mi si diceva io facevo. Perché tu provi, a quel punto poi chiedi ancora, ti documenti, chiaramente ero particolarmente motivato anche, questo sicuramente, a voler riuscire. Andai successivamente a Verona, dopo Milano, quindi inizia l'esperienza un po' in tutte le città. Lì a Verona ve l'ho raccontato oggi, lì è stato un momento a rischio rottura. Affrontando le difficoltà e passo dopo passo, anzi è stata, oggi la ricordo, forse ogni volta che arrivo a Verona per lavoro è come, c'ho un pezzo di cuore perché quando soffri in fondo sono le migliori esperienze, quindi c'è sempre un po' di sofferenza quando stai imparando qualcosa di importante. Quindi in tutto lo stage, la gente, poi feci il sales manager, che praticamente era un agente più che il sales manager a Verona. E cioè, chiaramente, se no non potevo, se no oggi quando parlavamo io parlavo una lingua e voi ne parlavate un'altra. Capire bene quello che significa fare una professione è sempre necessario. Questo forse è uno dei settori, allora, secondo me un po' tutti i settori hanno bisogno che se vuoi aprire un ristorante è bene che capisci come funziona la cucina e come funzionano i camerieri, perché se no potresti non capire. Però questo in particolar modo, dove noi siamo il prodotto, conoscere il processo è un elemento essenziale, ma conoscerlo proprio bene, devi sempre ripartire da zero e farlo come taluni di voi hanno fatto o stanno facendo in questo momento. Quindi, ripeto, e poi chiaramente successivamente le varie cose che poi mi hanno portato fino a adesso che mi occupo della Toscano Spa insieme a Renato Maffei e soprattutto la cosa a cui lavoro costantemente ogni giorno è